che condurrà l'assemblea, illustrerà le regole per il suo corretto svolgimento. Veniamo alla prima domanda alla quale vorrei che lei rispondesse subito, e che è quella che ci sta più a cuore. La rivolgo al presidente della regione Abruzzo, cuore del quale addirittura gli abruzzesi l'hanno investito, ed è una domanda squisitamente politica. Qual è la sua idea dell'Aquila di domani? Quale ruolo avranno la nostra città, il capoluogo d'Abruzzo, ed il nostro territorio, della nostra regione? Quale posto occupa l'Aquila tra le priorità del suo ruolo e lavoro di presidente della regione? Ah, va, scusa, non d'appoggio, scusa. Bene, intanto lasciatemi prima di rispondere, di confrontarci, di vedere quelle che sono le cose che vanno, le cose che non vanno, le cose che devono essere migliorate, le cose che le informazioni come giustamente è stato detto devono essere univoche, realistiche, anche crude. Lasciatemi quindi ringraziare per l'invito che ho ricevuto, che è stato un invito accolto a seguito di una accresciuta, a mio giudizio, autorevolezza di questa assemblea, e quindi io sono ben lieto di essere qui oggi. Avevamo fissato peraltro un'altra data che poi non è stata possibile mantenere per impegni che erano sopravvenuti, importanti sempre in veste istituzionale. La domanda che mi è stata rivolta è: dice, ma che tipo di ruolo ha questa vicenda aquilana, l'Aquila, nella tua vicenda politica? Beh, insomma, nella mia vicenda politica ha il ruolo fondamentale, per il semplice fatto che il compito più importante, emotivamente coinvolgente, più difficile che sia, che possa capitare a uno che si trova un momento a gestire una fase, diciamo, di responsabilità, un ruolo di responsabilità. Anche da un punto di vista cinico e utilitaristico, è una prova straordinaria alla quale siamo sottoposti, ed è una prova dalla quale dipende moltissimo della autostima, della considerazione, dell'apprezzamento per quello che uno può fare, quindi anche da un punto di vista umano. E in più c'è un altro aspetto, che è la partecipazione, diciamo così, se posso definirla emotiva, forse l'ho già detto, però insomma della considerazione umana, dell'aspetto umano della vicenda. Qui è un luogo della regione dove si vive un fortissimo disagio, e quindi è normale che sia una questione centrale. D'altra parte sono anche il commissario per la ricostruzione, non perché l'abbia voluto, non ho lottato per esserlo, era inevitabile che lo fossi perché così è sempre stato, e quindi devo dire che questo significa per me un impegno notevolissimo, sia mentale che organizzativo, che di diciamo così, di questioni insomma che devono essere affrontate. La mia permanenza a Roma, che voi vedete molto spesso, non è per questioni regionali, per la gran parte delle questioni e per le vicende che attengono alla ricostruzione. I momenti di frizione, i momenti di tensione, i momenti di difficoltà, il fatto di sentirsi soli alcune volte o anche incompresi rispetto all'impegno che quindi che non fa stare benissimo, sono frutto e ovviamente, diciamo, determinati dalla vicenda difficile che ci troviamo a affrontare a Aquilano. Che cosa sarà l'Aquila? Insomma, l'Aquila è il capoluogo della regione Abruzzo, ma è un capoluogo che non è sufficiente che lo sia perché è un'espressione burocratica, perché uno statuto ha detto che l'Aquila è il capoluogo dell'Abruzzo. Perché sia un capoluogo è necessario che si sia in, che la comunità, che la città, che l'Aquila sia in grado di attrarre sempre di più funzioni e servizi, che abbia un ruolo propositivo, che abbia un ruolo dinamico sotto gli aspetti economici e di innovazione sotto tutti gli aspetti.
L'Aquila lo deve diventare e lo diventerà. Non è solamente, ma fermi, lo è sotto il profilo burocratico. Noi abbiamo bisogno che l'Aquila colga questa situazione per diventare la città trainante sotto tutti i profili per quelle che sono le dinamiche economiche, sociali e politiche abruzzesi. E sarà questo il compito. E credo che questo debba farlo principalmente la comunità aquilana con il mio aiuto. Ma è la comunità aquilana che deve misurarsi con questa catastrofe, che misurarsi con questo compito straordinario e difficilissimo da affrontare, la classe dirigente aquilana. E quando mi riferisco alla classe dirigente aquilana non mi riferisco alla classe dirigente politica solamente. La classe dirigente politica è solo una parte della classe dirigente. Ci sono, nel dirsi vicine, centinaia di persone che per i ruoli che occupano esprimono valenze di classe dirigente. E su questo io credo che si possa molto ancora lavorare in termini di costruzione di una comunità consapevole della situazione di difficoltà e dell'opportunità che potrebbe essere questa fase. Su questo c'è molto ancora da lavorare, moltissimo. Nessuno può dire che ha fatto il suo lavoro nel modo migliore possibile, nessuno può essere soddisfatto di quello che ha fatto, nessuno può essere depositario della verità su quello che bisogna fare. Chiedo scusa, forse mi stavo dimenticando. Sì, no, per una comunicazione, per dire che chi vuole porre delle domande al Presidente da adesso può cominciare a prendere, a venire qui. Da Patrizia, la signora con la giacca in rosso, per prenotarsi. Però io credo che la prima domanda, ce ne saranno tante altre da affrontare, credo che anche sulle questioni più concrete, vi voglio invitare a farle, vi voglio invitare ovviamente a confrontarsi, a segnalare anche quelle che possono essere le situazioni di criticità, quelle che sono più evidenti e più sentite. Non voglio più sentirle mediate da alcuni soggetti o solo da alcuni soggetti che pure rivestono ruoli istituzionali, perché ci sono state tante occasioni di incomprensione che poi verificate con i soggetti, c'ho qui davanti per esempio un ingegnere con il quale mi ricordo che ci sono state delle incomprensioni frutto appunto di questa assenza di un confronto con certe quindi io ritengo questa una riunione molto importante. No, lo sto dicendo. È stato molto proficuo ed è stato utile a farmi capire che se avessimo avuto l'occasione di parlare senza mediazioni, forse sarebbero state più facili da risolvere. Quindi per me è molto importante questa riunione. Molto importante perché è l'occasione di confrontarmi senza mediazioni e senza infrastrutture. Quindi vi invito a farlo, a cogliere questa occasione che non sarà l'unica, che non sarà l'unica, e che però, devo dire, deve essere il più possibile produttiva. Da parte mia ci sarà questo sforzo di essere meno politichese possibile, da parte vostra ci dovrà essere lo sforzo, se ve lo posso chiedere insomma, di essere anche voi un po' il più propositivi possibile. Questo perché? Perché quello di cui noi abbiamo bisogno, sono partito da un presupposto iniziale, nessuno di noi è depositario della verità, nessuno di noi ha studiato per affrontare un dramma come questo, non trovi in nessun libro di testo niente che ti possa aiutare, non lo trovi come consuetudine, non lo vedi sentendo gli amministratori di luoghi che hanno avuto terremoti simili, perché questo è del tutto peculiare, e quindi nessuno può essere presuntuoso fino al punto di pensare di essere in grado di affrontare una cosa di questo genere. Io vorrei cominciare a costruire una comunità aquilana per mettermi a completa disposizione. La fabbrica è la fabbrica.
se questo dovesse essere un problema, potremmo correggerlo, questo difetto. E quindi comunque sono a vostra disposizione, volevo dire, spero che sia una riunione proprio proficua, e ce ne saranno altre, lo dico già adesso, perché intanto già la presenza così numerosa mi fa pensare che è una cosa alla quale veramente, cioè, della quale veramente voi avvertite necessità, e avverto necessità anch'io. Bene, ringrazio il Presidente della Regione, il Dottor Gianni Chieri, e saluto tutti quanti voi. Abbiamo un'assemblea, ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatto decine, centinaia. Abbiamo fatto assemblee cercando di fare, signor Presidente, esattamente quello che diceva lei, attraverso, per favore, scusate, guardate un po' da quelli bianchi. So bene che è venuto qualcuno che non vuole che vada avanti questa assemblea, e siccome questa assemblea, l'ha detto il Presidente, lo ribadisco io, ha un obiettivo fondamentale: cercare, avere un confronto per avere poi successivamente, possibilmente seriamente, l'impegno da parte del Presidente della Regione, della struttura di missione, del commissario alla ricostruzione, per farne cose. L'obiettivo nostro non è insultare Giovi, insultare Fontana, insultare Cialento, insultare chiunque, è costruire L'Aquila dopo il terremoto, e quello stiamo facendo in 2 anni di assemblea, chiaro? Quindi sappiamo bene che se c'è qualcuno che ha altri obiettivi, che bello insultare Chiodi stasera, io invece preferisco parlare con Chiodi, confrontarmi con Chiodi, fare in modo che poi Chiodi non mi risponda solo a parole, ma mi risponda con atti, perché la pubblica amministrazione, e lui è il capo dell'amministrazione regionale, faccia atti nei confronti della nostra città. Ci conosciamo bene, ragazzi, guardate i capelli bianchi, lo facevo tanto tempo fa, andiamo avanti e stabiliamo, buoni ragazzi, buoni, stabiliamo come sempre, come abbiamo sempre fatto, come condurre all'insegna di una civiltà, che è la caratteristica fondamentale della cultura, dell'identità di questa città, come condurre questa assemblea, va bene? Andiamo avanti, stabiliamo, noi abbiamo fatto 3 assemblee, non una, abbiamo messo insieme le esigenze, Presidente, delle persone, le abbiamo trasformate in piccole considerazioni e domande, e su questo vogliamo confrontarci con lei. Ovviamente non è sufficiente, mi si dice che ci sono persone che hanno fatto chilometri per l'occasione ghiotta di confrontarsi con il Presidente della Regione, con il Dottor Chiodi e con l'architetto Fontana, per avere risposte magari anche a problemi che non sono personali, ma che riguardano magari una situazione, una famiglia, un dominio, diciamo, ma che possono essere problemi di carattere generale che meritano comunque attenzione e risposte. Allora, le domande che abbiamo già fatto e che doverosamente abbiamo già inoltrato sia al Presidente Chiodi sia all'architetto Fontana sono la base della discussione, ma ovviamente ognuno di noi, ognuno di voi, come in ogni assemblea, può chiedere la parola tranquillamente ed esporre anche problemi di carattere minimo, per quello che sarà possibile dare risposta. Noi tra l'altro abbiamo avuto l'attenzione dell'assessore Pezzopane, l'assessore Di Stefano, c'è cioè l'architetto della Comune, l'ho visto prima, vi ringrazio decisamente della loro presenza, le presidenze degli ordini, degli ingegneri, degli architetti, i tanti professionisti, ma ancora una volta mi scuso se ho dimenticato qualcuno e qualcosa, ciao assessore Delini, ringrazio tutti quanti voi di questa calorosa partecipazione. Io ritengo, e concludo davvero, e passo la parola a Tonino De Paulis per iniziare il nostro colloquio con il Presidente della Regione, l'architetto Fontana, ritengo che si debba tranquillamente confrontarci, anche in maniera aspra, signor Presidente, non mi fa paura il confronto, quando il confronto è sulle idee, sui progetti, va bene, perché poi è dalla sintesi di questo confronto che nascono idee superiori, idee importanti, idee che costruiscono il futuro. Quindi lascio
da subito, decidiamo da subito, perché l'assemblea la chiudiamo, se i signori sono d'accordo, alle ore 21. Chi deve parlare, chiede la parola, c'è la dottoressa Patrizia Tocci che prende le prenotazioni, io darò la parola, prego anche coloro che daranno le risposte di essere esattamente brevi per quello che è possibile, che sarà possibile, e le domande devono essere poste, le considerazioni, perché una domanda si fa in un attimo, in due minuti, che significa che al Parlamento europeo hanno la possibilità di intervenire e parlare per 7 minuti e illustrare le leggi e i provvedimenti che riguardano a tutta l'Europa, quindi in 2 minuti noi molto più modestamente alla tenda di piazza ci riusciamo ad andare avanti. Amici e amiche, grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra partecipazione, che significa spingere le nostre istituzioni a un confronto serio con i cittadini. Perché l'auspicio, e concludo davvero, l'ho fatta troppo lunga, bellissimo che facevamo, il nostro sogno deve essere quello delle istituzioni che si parlano, si mettono d'accordo, si confrontano, ma alla fine escono con una posizione univoca, e questa posizione deve essere supportata e fatta propria dal confronto con i cittadini, che è la parte più importante, Presidente. Senza i cittadini l'Aquila non si ricostruisce. Grazie a tutti, la parola è tornata. Io sarò velocissimo, perché cominciamo con la prima domanda al Presidente sull'economia. Presidente, l'economia del cratere in ginocchio, quali sono le azioni che sta mettendo in atto la Regione Abruzzo per sostenere la ripresa economica delle nostre aree? E ci dica una parola chiara sulla zona franca. Grazie. Allora, io cercherò anch'io di andare incontro alle esigenze che poi vi ho richiesto, cioè di essere il più possibile sintetico. Per ogni cosa ovviamente che io dirò, se è necessario un approfondimento me lo chiederete, e quindi scendiamo nel dettaglio. Per quanto riguarda l'economia, la prima cosa che abbiamo tentato di fare era quella, come voi sapete, di intervenire per riparare quelli che erano stati i danni che erano stati subiti dalle imprese, dalle attività economiche. Per questo sono stati stanziati circa 57 milioni di euro che sono stati già erogati da parte della struttura commissariale, e sono stati poi aggiunti a questi 57 milioni di euro altri 35 milioni di euro che sono stati provenienti dai fondi europei che sono stati riprogrammati dalla Regione Abruzzo. Quindi queste due somme circa sono 90 milioni di euro circa, quindi 180 miliardi di vecchie lire, sono andati al far sì che il sistema economico potesse rimanere indenne e in alcuni casi anche riprendere le attività, e sono stati già erogati anche i 35 milioni di euro. Per quanto riguarda la zona franca, vi posso dire che, come voi sapete, potrei parlare mezz'ora sulla zona franca, ma non lo faccio sempre per seguire le indicazioni. Vi posso dire a che punto è. Il 14, devo avvicinare ancora, il 14 vi do anche il... così consegno in maniera tale che possa anche essere, sì, 14 luglio, ma la sto cercando. Il 14 luglio c'è stata la trasmissione, direi così, conclusiva a seguito delle richieste che erano venute dall'Unione Europea, alcuni approfondimenti prima di poter deliberare la zona franca. Sono state notizie che erano state richieste alle Camere di Commercio, la Camera di Commercio dell'Aquila, richieste alla Regione, richieste per poter sostenere rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea la necessità di concedere una zona franca che, come voi sapete, è un'alterazione, secondo i parametri dell'Unione Europea, della concorrenza. La trasmissione definitiva, cioè... Per favore, 14, allora... Il 14 luglio c'è stata la trasmissione ufficiale da parte del direttore generale del governo italiano, del Ministero dello Sviluppo Economico, alla rappresentanza permanente presso l'Unione Europea, con la quale si trasmettono tutti i chiarimenti che voi troverete in questa lettera, che sono stati chiesti e che sono stati adeguatamente forniti. Questa è la trasmissione conclusiva, per cui a questo punto la fase istruttoria, anche approfondita,
che ha voluto perseverare nell'Unione Europea, a questo punto è conclusa a tutti gli effetti. Adesso, da questo momento in poi, aspettiamo la decisione che potrà essere favorevole, in teoria, o ovviamente negativa, in teoria. Io sono, secondo me la zona franca ci sarà. Non voglio anticipare, perché l'Unione Europea è molto sensibile alle situazioni, come posso dire, ai fatti istituzionali, e quindi non si può parlare per conto dell'Unione Europea, ma tutte le mie notizie, tutte le mie direi conoscenze portano alla conclusione che l'Unione Europea si determinerà a concedere la zona franca dell'Aquila. Tra l'altro c'era una delle domande che riguardava proprio la dimostrazione dell'effetto positivo, anche in considerazione del fatto che ci sono state alcune cose negative. Le troverete qui, io consegno il documento in maniera tale che chi vorrà potrà vederlo, e così non lo leggo. Ah, poi no, le altre cose sull'economia. Allora, nei prossimi giorni è in formazione una OPCM, cioè un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che io ho fortemente voluto, sulla quale sto lavorando da mesi, anche qui dovendo risolvere problemi che hanno a che fare col vincolo che l'Unione Europea mette agli aiuti di Stato, cioè non si può aiutare un'azienda privata che vuole investire, perché questo altererebbe la concorrenza secondo l'Unione Europea, e questi processi sono stati lentissimi, però vi posso dire che dovrebbe essere diramata a breve un'ordinanza per sostenere il mantenimento della grande occupazione, cioè delle grandi imprese. Come voi sapete, le grandi imprese non sono rientrate nelle OPCM che hanno riguardato i danni. Però voi avete sentito parlare di un investimento che tra l'altro è fortemente anche sostenuto dagli enti locali, mi riferisco al comune e alla provincia, che riguarda un insediamento che ha a che fare con la Talessa Legna, la Fumeca. Quindi a breve ci sarà questo PCM, perché i problemi che erano stati posti dall'Unione Europea circa l'aiuto di Stato che sarebbe stato dato e quindi l'alterazione della concorrenza sono stati in qualche maniera superati in modo, direi, abbastanza brillante, anche se direi con grandi difficoltà. Poi c'è la programmazione per l'annualità 2007-2013 per quanto riguarda la programmazione dei fondi europei e dei fondi FAS nazionali, che prevede l'impiego, alla fine, se andate a vedere le varie azioni, circa 150 milioni di euro a favore di iniziative utili al rilancio economico dei territori colpiti dal sisma. Però anche su questo fatto, lasciatemelo dire, è necessario chiarire che il legislatore ha voluto che fossero i sindaci dei comuni capoluogo, dei comuni del cratere, a pensare e programmare come rilanciare il tessuto economico. Avrete sentito parlare di quella che per voi è sembrata una diatriba, ma non era una diatriba, sui piani di ricostruzione. I piani di ricostruzione saranno quelli che in qualche maniera diranno, perché la cosa deve rimanere degli enti locali, non deve essere un fatto che decide il governo si impegna a sostenerlo, e questo anche il Presidente della Regione, quelle che sono le strategie di ripianificazione economica del territorio. Ovviamente questo ci impegniamo, l'ho già detto in un'altra occasione, a sostenere quelle che saranno le strategie che verranno, scritte e delineate. Tanto è vero che il decreto Abruzzo, che voi conoscete immagino molto bene, parla di ripianificazione del territorio, cui i sindaci devono giungere individuando le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostruzione del tessuto urbano, abitativo e produttivo. Quindi da parte del governo c'è la volontà di essere a fianco, ovviamente della Regione Abruzzo, non è inutile dirlo, è ovvio,
ma anche da parte del governo, a sostenere quello che saranno le strategie che saranno contenute eventualmente negli atti di ripianificazione da parte dei comuni che fanno parte del cratere. Grazie Presidente. No, l'università, l'esenzione delle tasse, sono tutte questioni che comunque rafforzano il sistema produttivo, perché l'università per l'Aquila è una cosa importante. Il fatto che l'Aquila adesso abbia avuto un ulteriore periodo di esenzione delle tasse rafforza l'università dell'Aquila, attraverso questo tutti i processi economici che traggono vita dall'esistenza di università importante nel nostro territorio. Zona franca è solamente per il comune dell'Aquila. Cioè la zona franca è una zona che viene concessa per cercare di rilanciare un territorio, di aumentare il livello di investimenti, e quindi è chiaro che è già stata delineata, ma non è una novità, questa cosa non è una cosa di adesso, è una cosa di un anno e mezzo fa, cioè nel senso che questa è la zona franca. Grazie Presidente. Paolo Dell'Aventura. Però perdonate, se vuoi intervenire si può scrivere. No, vabbè, se no facciamo un dibattito. Paolo. Sì, allora. Posso andare? Paolo, prego. Allora, approfittando della. Guardate che la zona franca non è una cosa che. È una cosa che abbiamo sostenuto, perché è venuta una richiesta fortissima della zona franca. Va bene, guarda, perdoniamo, adesso Paolo. Allora, volevo approfittare della presenza del Presidente Chiodi per rivolgere tre domande velocissime. La prima, posso andare? Se non ha senso fare le domande. Dunque volevo chiedere al Presidente se in questi quasi 28 mesi ritiene di aver fatto tutto quanto fosse in suo potere e nelle sue possibilità per l'Aquila e per il cratere sismico nei confronti del governo. La seconda domanda è per quale motivo la Regione è stata l'unica ad esprimere perplessità presso l'ottava commissione della Camera in sede delle audizioni circa la legge speciale di iniziativa popolare per cui per 6 mesi. Per cui 6 mesi cittadini aquilani in tutta Italia hanno raccolto delle firme, e anziché, come ha ricordato anche qualche istante fa, lavorare da mesi su ordinanze e non chiedere invece con forza al governo questa legge. Volevo appunto chiedere come mai la Regione è stata l'unica ad esprimere, l'unico dei soggetti chiamati alle audizioni per i quali avrei espresso perplessità presso la Commissione Ottava della Camera. Perplessità, sì, comunque sono perplessità. E anziché come ha ricordato qualche istante fa, lavorare da mesi su ordinanze anziché chiedere con forza invece una legge speciale come ci sono stati in altri precedenti. E a proposito di questo e delle misure di carattere economico, dopo la manifestazione, l'ultima cittadina del 7 luglio, è stato consegnato un documento sulle istanze economiche, soprattutto per la ricostruzione socio-economica del cratere. Se ha avuto modo di leggerlo e che cosa pensa di fare rispetto a quello, anche perché poi richiama integralmente l'articolo 15 del testo di legge che sta alla Camera. E chiudo velocemente chiedendo questo, in un'intervista di qualche giorno fa ha detto che le prossime elezioni comunali senz'altro potranno influenzare o aver influenzato alcune scelte dell'amministrazione comunale. Volevo chiedere in proposito se non crede che le scelte del commissario, chiuso Enza,
se non crede che anche le scelte del commissario alla ricostruzione potrebbero essere influenzate dalle prossime elezioni politiche regionali. Grazie. Grazie Paolo, chiesto al Presidente se voleva una serie di domande, preferisce rispondere subito. Prego Presidente. Queste sono di valenza politica, non sono di valenza, diciamo così, per la ricostruzione, però dico quello che penso. Per quanto riguarda sul fatto tutto quello che ero in grado di fare, se sono soddisfatto, io ho dato tutto quello che ero in grado di dare. Questo non significa che sono di essere all'altezza di questo compito, quindi non c'è un bel dubbio. Però non è che mi rimprovero qualche cosa, cioè ho fatto quello che era nelle mie corde. D'altra parte è bel compito questo, non è una cosa facile. Per quanto riguarda invece l'audizione della legge, sulla visione della legge speciale, la Regione Abruzzo ha espresso delle perplessità, ha espresso solo delle perplessità, non una contrarietà. E riteniamo che il meccanismo delle ordinanze, che ha pure dei difetti, non lo metto in dubbio, rispetto alla rigidità di una legge, che tra l'altro non sia dotata di fondi certi, perché la legge ha un senso se è dotata di fondi. Se non è dotata di fondi, noi abbiamo una legge che adesso già c'è una legge, che è la legge sul decreto Abruzzo, è già una legge, che poi contiene una serie di principi e che poi dice si attua attraverso ordinanze. Quello che vi voglio dire è che in questi mesi, sul piano pratico, non so chi è che mi ha fatto domanda, non riesco a vederlo, volevo guardare. In questi mesi io mi sono accorto di una cosa, che i problemi erano giornalieri e diversi, e non li avevamo ovviamente nessuno di noi, ma non solo io, parlo di tutti quelli che ci confrontiamo, potuti prevedere all'inizio. Il meccanismo delle ordinanze, che pure ha dei difetti perché è la somma di ulteriori norme che poi si leggono in maniera difficile, ma ci dà la possibilità di correggere agevolmente o di rispondere agevolmente a certe situazioni che una rigidità di una legge non ci consentirebbe poi. Aspetta, sì, hai ragione, però ti sto dicendo, ti ho già detto che il sistema delle ordinanze ha i suoi difetti, ma mettendo sul piatto della bilancia da una parte i difetti e da una parte i pregi, per quello che è stata la mia esperienza pratica, perché in teoria tutto può funzionare, in teoria potremmo fare una legge talmente perfetta che poi non c'è bisogno mai di cambiarla, o che non si presenta una cosa particolare che magari non era prevista nella legge. Con le ordinanze siamo riusciti molto spesso a rispondere a una serie di problematiche che altrimenti sarebbero rimaste appese per mesi. Abbiamo fatto anche degli errori, ma siamo stati in grado di correggerla subito. Se invece sbagli una legge o non contempli nella legge qualche aspetto, dopodiché cambiare significa una stasi per lungo tempo. Allora, tra le due cose, fermo restando che nessuna è assolutamente perfetta, ho ritenuto che in questa fase storica, per me, ma non decido io ovviamente, sia stato molto più agevole il sistema dell'ordinanza. Questo non toglie che se ci sarà una legge, e vi posso dire che una legge ci si sta lavorando, ma da mesi, tutti ci lavorano, sì, va bene, ma ci sta lavorando perché si sta cercando di affinare, di evitare gli aspetti negativi. Non escludo che una legge possa uscire, però nella prima fase noi una legge ce l'avevamo, era la legge la numero 77, decreto legge 39 convertito in legge, è una legge, stanziava i soldi, per noi era importantissimo bloccare i soldi in quel momento, perché altrimenti potevano non esserci più. Li abbiamo bloccati, abbiamo dato alcuni principi e poi abbiamo detto si attuano mediante ordinanze. Se sarà opportuno, io non sono contrario a una legge tout court. Io mi interessa cosa c'è nella legge. Sì, ma come no? Ma perché questa domanda? Ma è ovvio che l'abbiamo letta, mica siamo degli. Mica pensate che veramente uno non legge queste cose. Vabbè. Adesso. Elisabetta Iani, signora Elisabetta. Sì. Non ho mai detto che il mio atteggiamento dipende dalle prossime elezioni, ho semplicemente detto che quando c'è una classe politica che ha di fronte a sé 5 anni ha una minore, diciamo, situazione di disturbo connessa ai momenti elettorali, che sono per di se stesso dei momenti di disturbo, capisci?
Quindi dicevo questo, cioè nel momento in cui ci dovesse essere una, diciamo, una tranquillità per 5 anni per un'amministrazione, può lavorare più, ovviamente meglio, con meno ansia di quando invece c'è il momento elettorale. Solo questo intendevo, e questo vale anche per me. Allora, Elisabetta Iani. Allora, io di cose ne vorrei dire due. Una riguarda velocemente la tassa di scopo. Io credo che la tassa di scopo sia indispensabile, perché non possiamo aspettare ogni giorno di sapere se avremo i finanziamenti. Quindi io la pregherei di tener conto di questo, che la ditta, insomma, non può rischiare troppo, rischierà solo se saprà che sicuramente arriveranno i soldi, magari dopo un anno, ma insomma arriveranno. E questo diciamo velocemente. Invece l'argomento che a me interessa ancora di più, e questo anche per l'amore che porta al centro, perché questo centro secondo me rischia di non riformarsi per una serie di motivi. Uno di questi è la sicurezza. Allora, io lo so che quello che si dice, o che qualche volta mi si dice, è che per esempio le nostre case in realtà avevano una sicurezza del 20%. Ora io le dico una cosa però. La mia casa del terremoto grande ha detto benissimo, non bene, ma benissimo. Io tra l'altro mi sono preparata la valigia, era previsto che facessi una vacanza, quindi ho girato le stanze, ho guardato le scale. Bene, adesso io gliela farei vedere la mia casa. Tra le volte a vela che con le scosse successive si sono progressivamente cadute, la pioggia che è caduta sui muri portanti, li ha bagnati per un anno e mezzo prima che facessero la copertura, questa casa non è sicura. Allora il mio problema è: ma questa sicurezza del 20%, no? Ma magari vi si rifacesse una sicurezza pari a quella di prima? Perché io, c'è una cosa, che qui sta nascendo in questa città un altro partito, che è di un medico che ha perduto insomma i figli, eccetera. C'è una cosa che io condivido al 100%, a noi interessa non che la casa regga al prossimo terremoto, ma la salvaguardia delle vite umane. Io le dico che per prima io non riporto, io non porto i miei nipoti in quel centro, in quella casa, se non sarò sicura di quella casa. Allora, se si parla di sicurezza, io mi sono messa a sentire i vari incontri, i professori di università, e che cosa scopro? Scopro che ci sono dei professori universitari, degli ingegneri, che mi dicono che queste case hanno ricevuto, come devo dire, una scossa molto forte che ha frantumato praticamente i muri interni. Quando mi si dice che la sicurezza è al 60-80%, parlo con l'amico strutturista di vecchia guardia che ha fatto le case del Trentino che sono rimaste sane durante il terremoto, parlo con i miei studenti bravissimi strutturisti e lo stesso mi dicono la stessa cosa. Quella cosa che è stata stabilita non è vero che dà la sicurezza. Allora io mi dico, ma dal momento che prima di questo terremoto si è stabilito che le case dovessero essere rifatte praticamente al massimo di sicurezza possibile, secondo le tecnologie esistenti, le conoscenze al momento esistenti, perché non possiamo stabilire anche noi questa cosa? Perché come io non porto i miei nipoti, altri non porteranno i figli, la città rischia di rimanere disabitata. Per questo è però accettabile. Grazie. Ma voglio, scusate, no, una cosa la voglio dire. No, scusa, molto velocemente, c'è l'ingegnere Iacovone, il quale ha usato questa espressione, spostiamo gli uffici comunali, che ha usato l'espressione, ne guadagnerà in sicurezza. Ebbene, le carte degli uffici comunali sono meno importanti dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie. Allora, Miguel, faccio velocemente, noi avevamo concordato 10 domande prima di cominciare l'assemblea, siamo ben felici di lasciarvi spazio, di offrirvi questa occasione che in fondo abbiamo, come dire, lavorato tantissimo per costruirla, e ci tengo sempre a dirlo, gratis et amore Dei, perché qui nessuno guadagna niente, e se siete così tanti oggi forse sarebbe il caso di essere tanti anche nei prossimi incontri. Comunque, al di là di questo, voglio ribadire appena il discorso della sicurezza. Il discorso della sicurezza è fondamentale. Rovescio la domanda al Presidente della Regione e al Commissario anche per il terremoto: quando riporterete gli uffici regionali all'Aquila e le scuole soprattutto e nel centro dell'Aquila, e quando vi impegnerete a raggiungere il massimo della sicurezza possibile, che per voi è fondamentale? Thank you.
sarò velocissimo, poi se si caso. Sì, sarò velocissimo. Allora, per la tassa di scopo, se io potessi avere, contare su un flusso di denaro per sempre in maniera tale da poter finanziare la ricostruzione delle comunità, io sono contrario alla tassa di scopo, sono d'accordo, l'ho sempre detto. Quindi dico semplicemente per informazione che io ho 2 miliardi di euro disponibili, liquidi, ok? Lo dico perché dovrebbero arrivare anche un ulteriore 1,5 miliardi di euro che erano previsti al CIPE per l'anno 2011, ma vorranno vedere se prima abbiamo speso i 2 miliardi di euro che è ancora disponibile. Poi, no, dico le informazioni, poi io accetto ovviamente le critiche. Il centro sicurezza, io non sono un tecnico e quindi purtroppo sulla questione tecnica mi trovo un po' in difficoltà a dovervi rispondere io, ma potrebbe rispondere Gaetano se volete. Però vi dico una cosa, io mi sono battuto insieme a Massimo Cialente e a chi era in quel momento, aveva ruoli insieme ai miei, perché all'Aquila lo Stato non si limitasse a riparare i danni, ma pretendesse dai cittadini e quindi pagasse lo Stato anche il rafforzamento sismico. L'arregolamento sismico. Sappiate che questa insomma è una cosa che comunque abbiamo ottenuto, perché non era affatto scontato. Dice, tu hai subito dei danni, ti restituisco la casa come ce l'hai, se dopo tu sai che sei in una zona sismica te la metti a posto e aumenti il livello di sicurezza se ti interessa. Noi invece abbiamo preteso che questa cosa fosse a carico dello Stato e ci siamo riusciti a ottenerla a carico dello Stato. Per quanto riguarda la sicurezza, è chiaro che mi dicono tutti i tecnici che la RELUIS, che noi abbiamo ereditato questa normativa, lei si ricorderà, la normativa che aveva votato RELUIS di grado di sicurezza che superava tra il 60, le soluzioni tecnici, 60-80%, adesso non mi ricordo, insomma fosse un grado di sicurezza straordinariamente elevato. Ma comunque quello che è importante come azione politica, che vi prego di apprezzare, è il lavoro che è stato fatto da me e dal sindaco in quel momento per cercare di mettere a carico dello Stato un miglioramento della sicurezza sismica che avrebbe pagato lo Stato e non il cittadino, che si ritrova quindi una casa più sicura quando prima non l'aveva, pagata dai contribuenti o almeno in parte. Chiedo scusa, questa è un'altra domanda, dopo ne parleremo. Per quanto riguarda le scuole del centro e nell'ufficio, allora io vi dico una cosa, non so quante volte lo devo dire, adesso c'è l'architetto Iacovone che io tra l'altro invito veramente, io so che lui è stato incaricato da Cialente sin dal 30 novembre del 2010 di occuparsi del piano di ricostruzione. Prima si fa questo piano di ricostruzione, meglio sarà per il centro storico, perché c'è questo impostazione. Io dovrò dare solo l'intesa, vorrei dare l'intesa il più presto possibile su questa cosa. Però vi dico una cosa, per quanto riguarda i beni pubblici e le scuole, abbiamo cercato di fare il massimo, come lo sapete. Io beni pubblici del centro storico sono stati tutti finanziati, non so se lo sapete, da ottobre, a seguito della lettera del Consiglio Comunale, tutti i beni pubblici del centro storico dell'Aquila sono stati oggetto di un mio finanziamento. Ho nominato soggetti attuatori, mi faccia dire, soggetti attuatori, i proprietari, gli enti proprietari, cioè il comune per i beni di cui è proprietario, la provincia dell'Aquila per i beni di cui è proprietario. Per quanto riguarda il rifacimento del sistema idrico acquedottistico e delle fognature del centro storico, la Gran Sasso Acque, quindi il proprietario delle opere pubbliche, quindi il governo, e adesso vi parlo di rappresentanze di governo e non solo di Presidente della Regione, ha finanziato tutti i beni pubblici e insistenti nel centro storico che sono stati richiesti dal Comune con una delibera del Comune dell'Aquila. Soggetti attuatori devono fare che cosa? Il progetto, devono fare l'appalto e devono fare i lavori, cioè per esempio qualcuno che già ha fatto il progetto, avete portato avanti il progetto per il teatro comunale, per una serie di questioni. La fase della progettazione, signora, è un tempo inevitabile, non si possono aprire i cantieri se prima non hai fatto il progetto, e fare il progetto non è una cosa che si fa dalla sera mattina.
ma dopo ne parliamo di queste cose. Quindi vi voglio dire, rispondo alla domanda della signora, tutti i beni pubblici di proprietà pubblica sono, certo, sono stati finanziati. Ovviamente qua io sto parlando di quelli che ci ha indicato il Comune dell'Aquila, per quanto riguarda il Comune dell'Aquila. Per quanto riguarda invece le scuole, come lei saprà, se si dovranno fare anche i lavori, sono stati oggetto del finanziamento che ci sono sulla base delle ricostruzioni, dei processi di ricostruzione. Quindi, guardate, se noi andiamo a vedere le cose che sono state finanziate, e qui speriamo che insomma su questo non me lo possiate negare, sono lavori per centinaia di miliardi di vecchie lire già finanziati, su cui molti stanno lavorando, progettisti stanno lavorando con gli enti, poi parere di acquisire, tutto un lavoro pesante, parlavo con degli ingegneri, è un lavoro pesante ed è un fatto inevitabile. Oggi è la fase della progettazione, domani sarà la fase dei cantieri, ma la progettazione è assolutamente necessaria, così come la messa in sicurezza è assolutamente necessaria, se no non si può fare né la progettazione né si può entrare nei lavori dei cantieri per lavorare. Quindi quello che vi voglio dire, non pensiate che in questo momento tutti gli attori della ricostruzione stiano dormienti. Io ho finanziato, i progettisti stanno facendo i progetti, presto si faranno gli appalti. Questo è per quanto riguarda la parte pubblica. Io non posso fare i progetti, non sono in grado di farli. Non posso fare ovviamente l'appalto perché non sono il soggetto attuatore, i soggetti attuatori sono comunque province e proprietà delle opere pubbliche. Il compito mio sarà trovare i soldi, finanziare le opere, stimolare e controllare e mettere le regole affinché i soggetti attuatori facciano quello che devono fare. Ma non pensiate che il governo che deve costruire o ricostruire. Io non vado a fare le fognature ci saranno al Sassoacqua a farle. Ecco, questo è il momento che dovete, state soffrendo, ma vi assicuro che tanta gente sta lavorando, non io, tanta gente qui che io vedo sta lavorando perché la ricostruzione ci sia e possa partire in maniera visibile. Grazie Presidente, credo che abbia introdotto argomenti importantissimi. Pregherei nell'ordine l'architetto Conti, l'ingegner De Santis e l'architetto Iacomone di, ovviamente nei tempi dovuti, di interloquire su questo importantissimo argomento con il Presidente della Regione e anche con l'architetto Fontana. Buonasera, grazie a tutti. Commissario, buonasera. Commissario Chiodi, buonasera. Allora, io ho segnato sull'agenda mie due date importanti, uno il 29 marzo e uno il 3 agosto 2011. Ovviamente quello che dirò non è assolutamente polemica, ma è soltanto un contributo fattivo a tutto quello che ci stiamo dicendo. Il 29 marzo io fui colto di eccessivo euforia quando ci incontrammo e lei accettò che gli ordini professionali insieme alla struttura di accreditazione mettessero appunto 17 punti di criticità sulla ricostruzione. E c'è stata euforia perché poi lei, Presidente, quando si alzò, se ne andò e ci lasciò nel tavolo, è successo il caos, cioè 17 punti non sono stati tutti disattesi, tant'è vero che alcuni decreti sono ancora risolti, quello sugli edifici di pregio, il decreto 57, quello sulle situazioni imprevedibili e impreviste. Ma ripeto, non è polemica, questo fa parte del dialogo, esatto, lui aveva detto del confronto, l'aggiustamento dei decreti è una cosa che si può fare, quindi mi auguro che nei prossimi giorni verranno risolti questi aspetti, altrimenti non possiamo nemmeno partire con la progettazione nei centri storici se non risolviamo la questione sugli edifici di pregio. No, sugli edifici pregio, il decreto 45 poi è diventato 55. Benissimo, quindi il 29 marzo fu una data, ripeto, di euforia, ma che poi portò a una grossa delusione, un grosso dispiacere. Il 3 agosto ripartiamo da capo, oggi mi sento più euforico di quella data, Presidente. Sì, va bene. Vabbè, andiamo alle cose, diciamo, sapienti. Ringrazio per il documento che avete fatto il 28 luglio, finalmente si battono i pugni sul tavolo,
e si impone a Reluis, a Cine, a tutti quelli della filiera di firmare le richieste di integrazione che fanno, che fino ad oggi sono state anonime, e quindi entro nel discorso della signora che condivido pienamente. I nostri progetti portati al 60% non sono sicuri, signora. Io ho lanciato l'allarme in questa assemblea diversi mesi fa, fui chiamato, definito un vaccino rosso e così via. Se una legge nazionale che è stata partorita dopo 4 anni dice che gli edifici devono essere adeguati al 100%, L'Aquila, che è la città più sismica in Italia, non si capisce perché deve essere al 60%. Reluis firmasse queste affermazioni, caro Presidente. Reluis non firma niente. Perché non fanno una relazione scientifica su questo? Perché non firmano le richieste di integrazione? Loro costringono i nostri professionisti a ridurre la sicurezza sismica dell'edificio per ricondurla al 60% su richieste anonime fino al 28 luglio. Grazie per questa cosa che è stata importantissima, la condivido. Quindi, confronto continuo, Presidente, io lo scrivo sempre, voglio parlare con lei, perché le strutture intermedie, se sono strutture che si interessano soltanto di dispettucci, non servono. Lei è una persona seria, noi gli architetti la rispettiamo, crediamo in lei, per cui confronto diretto, grazie e basta. Filippo. Grazie architetto Conti, ingegnere Santis, prego. Buonasera, saluto il Presidente. Credo che questa oggi sia una giornata nuova della città, in quanto effettivamente questo incontro e rinnovato impegno per iniziare a parlare di ricostruzione è una data storica per questa città, in cui si mettono da parte tutti quanti gli antagonismi politici e si inizia a parlare di ricostruzione. Questo è un antefatto che oggi bisogna iniziare a mettere come punto saliente. Quello che io ho a questo punto oggi, ci sono molti problemi e forse in qualche minuto non si riesco a sintetizzare, dalla sicurezza ai piani di ricostruzione. Io credo, e l'ho espresso in tante volte, piani di ricostruzione bisogna dividere quello piano di costruzione edilizio da quello socio-economico. È la differenza sostanziale che ci sta in questo territorio. Allora, il piano di costruzione socio-economico inizia a aspettare i sindaci a vedere come dovrebbero spendere i soldi. Il piano di costruzione edilizio è quello che tutti quelli che stanno qui dentro si aspettano, oltre a quello economico per le attività. Io quello che chiedo, caro Presidente, è solo questo. Noi abbiamo 2 miliardi, non basteranno 2 miliardi, però su 3 non basterà. Il primo fatto che bisogna dire ai cittadini, e dico quanto durerà questa ricostruzione, che non saranno 2 anni, saranno perlomeno 20 anni, saranno. E questo è il discorso fondamentale. 2. Aspetti, signora, dureranno 20 anni, ma il problema serio che bisogna iniziare a fare ora. Se ogni anno abbiamo 1 miliardo o 2 miliardi, bisogna iniziare a dire quanti spetteranno all'Aquila e le frazioni dell'Aquila, che sono state quelle maggiormente danneggiate, da quelle che hanno sì danni ma non danni eclatanti. Quindi bisogna iniziare a fare un discernimento fra chi ha i danni elevati da chi non ha i danni elevati. Forse a questo punto il piano di costruzione bisogna un attimo momento sintetizzarlo in questo. La sicurezza, chiudo un momento con la sicurezza, 60-80%. Credo che gli edifici in muratura con le nuove norme arrivare al 100% sia abbastanza difficile, questo lo dico. Però quello che bisogna evitare è che Reluis o chi dà le disposizioni in merito non si metta a sindacare che quando si supera il 60%, pur stando all'interno del limite di convenienza economica, debba decidere no, questo no. È questo che stiamo chiedendo da parecchio tempo. Grazie. Grazie a Paolo, grazie a tutti voi. Intanto per dire, prego, no, è solo per dire cronoprogramma, tempo e velocità. Noi abbiamo bisogno soprattutto di questo, in questo momento. Sì. Buonasera, grazie. E dunque io
il Comune dell'Aquila ha iniziato il piano di ricostruzione da oltre un anno, questo già l'abbiamo detto nell'assemblea trascorsa, ha iniziato con gli avvisi, con le domande che i cittadini hanno presentato, con l'istruttoria di queste domande. A valle di tutto questo lavoro sono state emesse delle ordinanze del sindaco, ben 6 ordinanze del sindaco, che ha individuato all'interno di tutte le proposte presentate una strategia che riguarda una diversità tra i progetti che sono conformi al piano regolatore e che possono andare direttamente in attuazione e quelli che invece necessitano o per forza di una attività di pianificazione che ovviamente avranno un tempo diverso da quello dell'intervento diretto. Su questa ipotesi l'amministrazione e l'assessore Di Stefano e il sindaco hanno presentato al tavolo istituzionale una proposta già molto avanzata. Il Consiglio Comunale l'assumerà, penso, nei prossimi mesi, settembre-ottobre, del piano generale. Però l'ipotesi che l'amministrazione sta portando avanti è quella di uno scorporo tra le attività che sono edilizie urbanistiche e quelle economico-finanziarie. Quindi, diciamo, gli interventi che devono essere realizzati sono quelli che hanno immediata conformità col piano regolatore. Questi devono essere portati avanti. Non bisogna mettere su questi interventi problemi, bisogna risolvere i problemi che ci sono. Quali sono i problemi che ci sono? Il discorso delle seconde case, il discorso degli uffici, il discorso degli edifici di pregio. L'amministrazione comunale ha avanzato delle proposte, le ha consegnate al commissario Cicchetti, che presiede il tavolo istituzionale, e proponendo una sua ipotesi. Per gli edifici di pregio il comune ha detto sono quelli che riguardano tutti gli edifici in muratura. È una proposta, attendiamo la risposta da parte della struttura del commissario di governo o del tavolo istituzionale, cioè, e questo è un elemento che può far sbloccare le situazioni. Ma la cosa più importante è che queste attività che sono in conformità al piano regolatore partano immediatamente, perché prima si parte e prima si arriva. E poi una cosa importantissima, mettiamo a posto, non ci facciamo distrarre dal discorso delle seconde case, dagli uffici, perché è importante che siano messe a posto le parti strutturali degli edifici. È quello che ridà valore immobiliare ai nostri beni, alle case, agli uffici stessi, eccetera. Questa attività è coperta già da una finanziazione, cioè è già presa una decisione in questo senso, e questa dobbiamo cercare di ottenerla nel più breve tempo possibile. Questa è l'impostazione che il Comune d'Aquila ha dato. Sul discorso dei beni pubblici e delle periferie, perché guardate, attenzione, problema importante sono i centri storici chiusi, ma dobbiamo far ripartire l'insieme della città, anche le periferie, anche lì ci sono problemi sulla ripartenza degli edifici, eccetera. Quindi non dobbiamo vedere il piano, e questo l'amministrazione lo sta facendo attraverso delle proposte che riguardano l'intera città, quindi non oltre alla soluzione dei centri storici, guardare anche l'insieme delle attività che sulla città vengono svolte, in ordine alle opere pubbliche, che le opere pubbliche finanziate, diciamo, è un primo elenco quello che è stato fatto, ma non sono state finanziate tutte le opere pubbliche dell'amministrazione comunale, sono state, sì, è una prima istanza, anche quelle che sono state segnalate, vabbè, insomma, questo qua. Grazie, un attimo. Io ringrazio l'architetto del Comune, che è sempre puntuale, però vorrei ricordare che noi abbiamo grosse difficoltà per i centri storici, non riusciamo ancora a capire come sono classificate le case F. Ci sono dei tecnici che hanno progettato e hanno comunque
terminato tutta la parte degli aggregati, quindi le progettazioni, e non riusciamo a capire le casette come saranno classificate. Quindi il primo punto importante, questo perché altrimenti non si può fare il progetto. Non vorrei che fosse una scusa di... Secondo, io ritorno sulla parte dell'intervento e della sicurezza di questa città. Bisogna riaprire questa città, altrimenti la gente se ne va, dobbiamo riaprirla. Adesso il sindaco deve fare uno sforzo, deve far vedere ai suoi propri tecnici se i contenimenti sono stati fatti bene, hanno avuto la relazione tecnica, se sono stati fatti i contenimenti e la manutenzione, come dice l'architetto ingegnere Marchetti l'altro giorno. Credo che questo sia importante, che si comincia a riaprire i centri della città. Io... Scusate, a me sembra che il presidente degli ordini, architetto Iacovone, hanno posto dei problemi, diciamo tanta carne a cuocere, importante. L'ultima domanda su questo stesso argomento la farei fare all'architetto Morante, se non ti dispiace, credo che siano questi gli argomenti, e poi chiudere le domande Maria Giulia per un attimo e lasceremo poi al presidente la possibilità di rispondere. Buonasera a tutti. Io volevo fare tre domande cercando di essere celere e puntuale. Buonasera. E facendo una premessa alle tre domande, la premessa è quella del decreto Abruzzo, che è stata più volte richiamata sia dal commissario, e cioè appunto, vado velocemente, quasi a memoria, assicurare ripresa socio-economica, riqualificazione dei centri abitati, facilitare il rientro delle popolazioni. Quando si parla di facilitare il rientro delle popolazioni significa di inventarsi qualsiasi cosa che non sia rallentare. Allora vado al sodo. Innanzitutto, le linee strategiche dei piani di costruzione sarebbe bene, perché il decreto Abruzzo ha dimenticato una cosa, è stato molto preciso, puntuale, ma ha dimenticato di dire che insieme ai sindaci, ai presidenti della regione, ai presidenti delle province, forse andrebbero ascoltate le popolazioni, perché parlo delle linee guida. E questo vi posso dire, commissario, vi posso dire che per quello che abbiamo visto presentare già ad esempio il 15, no? Vi posso assicurare, perché sono un cittadino di quei territori, che le popolazioni non ne sanno nulla di questi processi. Allora qual è il discorso? Il discorso andrà corretto il tiro, immagino, siamo qui per farlo correggere, per chiedere una correzione. Allora, questa domanda la faccio a Chiodi, ma anche all'architetto Fontana, anche a Iacovone. L'articolo 5 bis del decreto Abruzzo, appunto, dice che i sindaci dovrebbero... Ma intendete attivare processi di partecipazione diversamente da quanto emerso dalla suddetta presentazione del 15 luglio? Poi, vado... Il territorio è omogeneo. Poi, per quanto riguarda il punto, la domanda 2, il tema è facilitare i lavori nei centri storici.